In compagnia con Paolo De Rinaldis, il Sarzana trova la terza vittoria consecutiva in trasferta, 4-2 qui al Palasport, e ora andate terzi in classifica, solitari, e avete nella prossima gara l'Amatori Vasca in Lodi. Sì, corretto. Abbiamo attraversato un momento di difficoltà, un mese e mezzo fa, ci siamo compattati, abbiamo analizzato molto gli errori che facevamo, abbiamo provato a ripartire. Devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi a lavorare molto bene in questa pausa del campionato. Stasera siamo venuti qua molto motivati, giocando un hockey forse un po' più, diciamo, tra virgolette, provinciale rispetto a quello che giochiamo noi di solito, però era importante perché sapevamo delle difficoltà di questa pista, dimostrate anche dal fatto che l'ultima partita al Folonica, che è una buona squadra, ci ha lasciato la sconfitta. Quindi era da affrontare in questo modo. E devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati veramente in palla. Appunto, nella prossima gara il Folonica affronterà il Lodi. Con quale testa adesso la tua squadra affronterà questo big match molto importante? Beh, è una partita dove ci giochiamo molto noi, ma si giocano molto anche loro. Giochiamo in casa nostra, quindi è chiaro che questo piccolo vantaggio, inutile negarlo, ce l'abbiamo. Cercheremo di prepararci bene questa settimana, giocheremo fra l'altro di domenica ancora una volta, e cercando di modulare anche i carichi, lavoreremo, cercheremo di migliorare le nostre carenze. Sappiamo che è una squadra molto forte, però massimo rispetto, nessun timore. L'obiettivo chiaramente quando si gioca in casa è la vittoria. Grazie mille, buona fortuna. Grazie a te e buon lavoro.